Stasera ci rivolgiamo alla parola del Signore, leggiamo alcuni versi nel libro del profeta Daniele, leggiamo al capitolo 9, iniziando dal verso 16. Dio sia lodato. O Signore, per tutti i tuoi atti di giustizia, ti prego, fa che la tua ira e il tuo sdegno si ritirino dalla tua città, Gerusalemme, dal tuo monte santo, poiché per i nostri peccati e per le iniquità dei nostri padri, Gerusalemme e il tuo popolo sono esposti al disprezzo di tutti quelli che ci stanno intorno. Ora, o Dio nostro, ascolta la preghiera e le suppliche del tuo servo. Per amore tuo, Signore, fai risplendere il tuo volto sul tuo santuario che è desolato. O mio Dio, inclina il tuo orecchio e ascolta. Apri gli occhi e guarda le nostre desolazioni. Guarda la città sulla quale è invocato il tuo nome, poiché non ti supplichiamo fondandoci sulla nostra giustizia, ma sulla tua grande misericordia. Signore, ascolta. Signore, perdona. Signore, guarda e agisci senza indugio per amore di te stesso, o mio Dio, perché il tuo nome è invocato sulla tua città e sul tuo popolo. Fin qui la lettura della parola del Signore. Vogliamo chinare insieme i nostri capi e vogliamo elevare la nostra preghiera al Signore per dire: Signore, illuminaci la mente e il cuore, dacci grazia di intendere e di ricevere il messaggio che vuoi trasmettere a ciascuno di noi. Grazie, Padre Celeste, grazie per la bella comunione spirituale che stiamo godendo stasera nella Tua presenza, comunione spirituale con Te innanzitutto, ma anche con il Tuo popolo. È bello essere riuniti di pari sentimento per celebrare il Tuo nome, ma noi siamo riuniti anche per ricevere, per ascoltare la Tua voce, la Tua parola. Tramite essa, oh Signore, stasera raggiungi le anime nostre, raggiungi i nostri cuori, parlaci e noi Ti rendiamo grazie dal profondo del cuore, nel nome prezioso di Gesù, benedetto in eterno. Amen. Gloria al Signore. Si tratta, dicevo, di una preghiera di Daniele. Daniele eleva la sua preghiera al Signore. Come ben sapete, a quel tempo sia Daniele che l'intero popolo di Dio, il popolo di Israele, era deportato in Babilonia, erano schiavi, prigionieri, quindi in Babilonia erano trascorsi circa 70 anni e questa è la ragione per cui Daniele eleva la preghiera, perché riconosce che il tempo che Dio aveva fissato erano circa 70 anni ed egli eleva la preghiera al Signore per il popolo di Dio, per la liberazione del popolo di Dio, ma più che per una liberazione fisica, direi militare, eleva una preghiera al Signore per un intervento spirituale di Dio nella vita del popolo. Ci troviamo dinanzi ad una preghiera che contiene la consapevolezza dell'errore, allo stesso tempo la vergogna anche del peccato, e chi eleva questa preghiera è Daniele, e Daniele non è responsabile certamente in prima persona degli errori dei suoi padri, dei loro padri, dell'intero popolo di Israele, di quanti ancor prima di questi 70 anni si erano comportati in modo illecito dinanzi al Signore. Ma stasera da questa preghiera vogliamo prendere degli insegnamenti. Non ho letto i versetti precedenti, vi invito a farlo a casa con calma, tutto questo capitolo 9, ma anche il capitolo 10, faremo qualche cenno, Dio volendo, anche stasera a qualche verso del capitolo 10, ma vi voglio far notare in che modo Daniele si identifica
e si identifica appieno con i suoi fratelli, appieno con i suoi padri, egli si identifica nella sua preghiera con tutto il popolo, dando insegnamento ad ognuno di noi che nessuno vive per se stesso, ma ciò che facciamo lo facciamo come parte di questa famiglia, siamo il popolo di Dio, per cui la nostra vita va vissuta riconoscendo continuamente che non siamo dei fuoriclasse o dei solitari che ci muoviamo in conto proprio, ma apparteniamo alla Chiesa del Signore Gesù Cristo. E quindi sia nel bene che nel male ci vogliamo identificare con il popolo di Dio. E questa preghiera ci parla innanzitutto di identificazione completa con i propri fratelli. Daniele non prega il Padre Celeste per se stesso, non eleva la preghiera a Dio per i personali, i propri problemi, per la sua liberazione, per la sua salute, per ciò che riguarda la sua persona, ma quando egli eleva la preghiera al Signore si identifica totalmente con il popolo di Dio. E in preghiera rappresenta il popolo di Dio. Questo ci parla di unità e ci parla di pari sentimento, ci parla di condivisione di ogni cosa e ci vuole insegnare quindi ad essere uniti nella presenza del Signore. Si identifica e non dicendo naturalmente hanno peccato, si sono comportati male, ma egli nei versetti precedenti ovviamente dice abbiamo peccato, non hanno peccato, perché una caratteristica importante nell'intercessione è quella di identificarsi, come dicevamo, non solo con il bisogno, ma anche con il peccato degli altri, perché siamo un'unica famiglia. Un italiano non può dire io non ho debiti, perché appartiene a un popolo e ogni individuo che appartiene a questa nazione, quindi ha ovviamente una parte di questo debito e nessuno può dire sono solo io. E così vale anche per il popolo del Signore. Ci identifichiamo non solo per il bisogno ma anche con il peccato, ma ci identifichiamo anche nella gioia, ci identifichiamo anche nel rendere grazie al Signore con tutto il nostro cuore. Questo fece Mosè. Mosè eleva la sua preghiera ed egli non accusa gli altri, ma egli si mette insieme agli altri non solo per confessare il peccato a Dio, ma per chiedere la guida, per chiedere la soluzione, non solo per se stesso, ma per tutto il popolo di Dio. E così fa Neemia nella sua preghiera. Vediamo Daniele agire nella stessa maniera. Vogliamo essere sensibili, quindi, ai bisogni, alle necessità dell'intero popolo del Signore. Amen. L'intero popolo di Dio. Vi sono dei versetti che so se leggo dal versetto 4, dice: O Signore, Dio è grande e tremendo, che mantieni il patto, serbi la misericordia verso quelli che ti amano e osservano i tuoi comandamenti. Dice, noi abbiamo peccato, ci siamo comportati iniquamente, abbiamo operato malvagiamente, ci siamo ribellati, ci siamo allontanati dai tuoi comandamenti, dalle tue prescrizioni, non abbiamo dato ascolto ai profeti, i tuoi servi, che hanno parlato in nome tuo, ai nostri re, ai nostri principi, ai nostri padri e a tutto il popolo di Israele. Vedete come si identifica dicendo noi, eppure sappiamo dalla storia della vita di Daniele che Daniele non si è mai piegato dinanzi al nemico, non è mai venuto meno personalmente dinanzi a Dio. Ha ubbidito fedelmente alla voce del Signore, si è attenuto strettamente alla parola del Signore, ha creduto fermamente a Dio, ha osservato i suoi comandamenti, ha amato il Signore con tutto il cuore. Eppure egli si identifica insieme al popolo. Se vogliamo che la nostra preghiera trovi risposta dinanzi al trono del Signore, vogliamo presentarla riconoscendo che apparteniamo alla famiglia del Signore e ogni volta vogliamo rappresentare l'intera famiglia del Signore. Questa preghiera che abbiamo letto dal versetto 16 è caratterizzata da una richiesta urgente,
Ma se avete seguito bene la lettura, avete ancora la Bibbia aperta dinanzi a voi, è anche una richiesta ben definita, urgente e ben definita. In realtà non c'era niente di vago nella sua preghiera. Egli non passa da un argomento all'altro. Egli, ripeto, non vaga nei suoi pensieri e nella sua preghiera, ma egli presenta un argomento, ripeto, chiaro e ben definito dinanzi a lui. Egli prega per la benedizione del Signore che possa riposare su Gerusalemme e sul popolo di Dio. È un, come dire, un'indicazione di come dovremmo pregare per la Chiesa e come dovremmo pregare anche per chi non appartiene alla Chiesa, come dovremmo pregare per il mondo. Ma notate questa preghiera. Signore, dice, fai che la tua ira e il tuo sdegno si ritirino dalla tua città, Gerusalemme, e dal tuo Monte Santo, poiché i nostri peccati e per le iniquità dei nostri padri, Gerusalemme e il tuo popolo sono esposti al disprezzo di tutti quelli che ci stanno intorno. Ora, o Dio nostro, ascolta la preghiera, le suppliche del tuo servo. Per amore tuo, Signore, fai risplendere il tuo volto sul tuo santuario che è desolato. Non sta pregando per la sua salute, non sta pregando per la salute degli altri, non sta pregando per le ricchezze, non sta pregando per il lavoro, non sta pregando per la casa, sta pregando per la salute spirituale del popolo di Dio, sta pregando per l'onore del nome del Signore, per amore tuo, Signore. Fai risplendere il tuo volto sul tuo santuario che è desolato. Vuole vedere il santuario di Dio, vuole vedere la casa di Dio non abbandonata, non desolata, ma una casa che sia piena di uomini e donne che hanno bisogno della grazia di Dio. Il santuario desolato di cui parla qui può essere anche il cuore dell'uomo. Il cuore dell'uomo che trascura la parola di Dio e trascura la comunione con Dio diventa un santuario desolato, dove Dio non c'è, dove non c'è la benedizione di Dio, dove c'è la solitudine, c'è la sofferenza e ci sono le tenebre. E la preghiera di Daniele è: Signore, fai risplendere il tuo volto, manifesta quindi la tua presenza e la tua gloria nel tuo santuario che è desolato. Sta pregando Daniele in qualche modo per un risveglio spirituale. Vuole vedere la gloria di Dio manifestata nel suo santuario. Aggiungi, oh mio Dio, inclina il tuo orecchio, ascolta, apri gli occhi, guarda le nostre desolazioni, guarda la città sulla quale hai invocato il tuo nome, poiché non ti supplichiamo fondandoci sulla nostra giustizia, ma sulla tua grande misericordia. Signore, ascolta, Signore, perdona, Signore, guarda, Signore, agisci senza indugio per amore di te stesso. Oh mio Dio, perché il tuo nome è invocato sulla tua città e sul tuo popolo. Invoca il nome del Signore per il bene della sua città e per il bene del suo popolo. Ecco quindi una preghiera che può giungere al cospetto del Signore. Quando preghiamo il Signore, preghiamo per il popolo di Dio. Preghiamo affinché non vi sia la desolazione spiritualmente parlando, ma vi sia la benedizione di Dio e vi sia l'unzione di Dio nel suo santuario, non solo come luogo, ma nel suo santuario anche come cuore, individualmente. Vogliamo conoscere la benedizione di Dio nella nostra vita. E Daniele prega per questa ragione. Quando preghi per la Chiesa, quando preghi per il popolo di Dio, vogliamo pregare insieme per una profonda opera di pulizia dello Spirito Santo, che possa cacciare via la desolazione, le tenebre, l'indifferenza e possa stabilire quindi l'unzione e la presenza di Dio nei nostri cuori. Vogliamo pregare per un ritorno alla fede, nell'autorità e l'ispirazione delle Sacre Scritture,
per dare ascolto alle sacre scritture e mettere in pratica le sacre scritture credendo che sono parola di Dio. E non si tratta di un credere o un'adesione soltanto mentale al fatto che la scrittura sia parola di Dio, perché così è finito. Anche nel popolo di Dio, e vi è tanta desolazione perché crediamo che la Bibbia sia parola di Dio, ma continuiamo a fare ciò che ci pare e piace. Continuiamo a fondarci ancora sul secondo me, io penso, io dico, e non ci interessa di ubbidire alla parola del Signore. Vi sono cuori che ancora non si arrendono e non si aprono all'ubbidienza al Signore, ad accettare Gesù nel cuore, a confessare i propri peccati. Se non lo fanno, evidentemente è perché non credono che questa è la parola di Dio. E allora vogliamo pregare, e che queste sono le richieste necessarie da presentare al Signore, quelle richieste dove Dio certamente esaudirà, perché non sono secondo la nostra volontà per spendere nei nostri piaceri, ma stiamo parlando di richieste che riguardano la gloria di Dio e il benessere spirituale del suo popolo. Vogliamo pregare per il popolo di Dio affinché la predicazione diretta e la predicazione chiara dell'Evangelo porti al pentimento e porti a un cambiamento nella vita, porti a una nuova nascita, a una rigenerazione di ogni credente. E vogliamo pregare con tutto il nostro cuore per una vita di santità, per ogni membro di Chiesa, affinché ciascuno si consacri individualmente al Signore e viva una vita santa, che si santifichi perché Dio è santo, che si purifichi perché Dio è puro. E se vogliamo vedere la gloria di Dio, è importante purificarci come Egli è puro, santificarci come Egli è santo. Ecco le ragioni per cui pregare il Signore. Ecco le ragioni che Daniele presenta al cospetto del Signore. Non vediamo quindi nessun cenno a questioni materiali, a questioni terreni, a interessi dal punto di vista materiale, ma egli sta elevando una preghiera perché desidera vedere il popolo di Dio nuovamente benedetto dal Signore. E la casa di Dio, un luogo dove si possa celebrare il nome di Dio. E la preghiera può elevarsi anche per il mondo, per quelli che non conoscono il Signore, affinché possano conoscere la grazia salutare di Dio, affinché possano essere convinti dallo Spirito Santo di peccato e arrendersi nelle mani del Signore. La preghiera per quelli che non conoscono Gesù, affinché siano strappati dal regno delle tenebre e anch'essi condotti nel regno della luce, affinché siano liberati dalle catene del peccato, dalle catene del male, e che possano conoscere la grazia di Dio. Impariamo ad elevare questa preghiera al cospetto del Signore. Pregando, Daniele indica il vero motivo della sua preghiera. Ha chiesto quindi che il Signore benedica il suo popolo, che il Signore benedica la sua città santa, che il Signore benedica Gerusalemme. Vogliamo applicare questo alla Gerusalemme celeste, alla Chiesa del Signore Gesù Cristo, che possa essere benedetta dal Signore. Qui dai versetti 17 in poi li abbiamo letti, non li rileggo, ma la motivazione unica che è nel cuore di Daniele è la gloria di Dio, affinché il suo nome sia onorato e glorificato. Ed è una preghiera che trova esaudimento. Vi ricordate cosa dice Giacomo nella sua epistola al capitolo 4? Leggo dal versetto 3, dal versetto 2, dice: voi bramate, cioè desiderate, e non avete, perché voi uccidete e invidiate, non potete ottenere. Voi litigate, fate la guerra, non avete, perché non domandate. Cioè, domandare e comportarsi male equivale a non domandare. E poi aggiunge: domandate e non ricevete, perché domandate male. Domandate per spendere nei vostri piaceri. O gente adultera, non sapete che l'amicizia del mondo è inimicizia verso Dio? Chi dunque vuole essere amico del mondo
si rende nemico di Dio. Notate quindi, domandate, non ricevete, perché domandate male per spenderne i vostri piaceri. Definisce questo tipo di credenti, non li chiama neanche credenti, li chiama gente adultera, li definisce adulteri, perché spiritualmente, invece di cercare la faccia di Dio, invece di cercare il perdono di Dio, la salvezza della propria anima, di cercare la volontà di Dio per la loro vita spirituale, pensano ai loro beni terreni, ai loro beni materiali, alla loro sistemazione. L'unica cosa che vedono dinanzi è il benessere della propria vita, non della propria anima. E la felicità terrena e non la felicità eterna. E molti frequentano, ma chiedono preghiere soltanto per ciò che riguarda gli aspetti materiali e non gli aspetti spirituali. Allora dice Giacomo, voi domandate e non ricevete, perché domandate male, domandate per spenderne i vostri piaceri. O gente adultera, non sapete che l'amicizia del mondo è inimicizia verso Dio? O pensate che la scrittura dichiari in vano che lo spirito che egli ha fatto abitare in noi ci brama fino alla gelosia? Anzi, dice egli, ci accorda una grazia maggiore. Perciò Dio dice, la scrittura dice, Dio resiste ai superbi, ma fa grazia agli umili. Sottomettetevi dunque a Dio. Vedete come Giacomo ci richiama in qualche modo anche a questa preghiera di Daniele, che non ha nulla di terreno per spenderne i propri piaceri, ma l'unico desiderio è quello di vedere la gloria del Signore. E la preghiera di Daniele illustra anche il risultato della vera preghiera. Se ci spostiamo al capitolo, anzi già al capitolo 9, al versetto 23, vi è già una risposta. Dice, io pregavo, presentavo la mia preghiera al Signore, e allora gli appare Gabriele e dice, quando hai cominciato a pregare c'è stata una risposta e io sono venuto a comunicartela perché tu sei molto amato. Daniele eleva la preghiera, Dio manda un angelo per dire a Daniele, quando hai cominciato a pregare c'è stata una risposta e io sono venuto a comunicartela. Spostiamoci un pochino al capitolo 10 e leggiamo dal versetto 10 anche. Ed ecco, una mano mi toccò, mi fece stare sulle ginocchia e sulle palme delle mani. Poi mi disse, Daniele, uomo molto amato, cerca di capire le parole che ti rivolgo e alzati dal luogo dove stai, perché ora io sono mandato a te. Quando egli mi disse questo, io mi alzai in piedi, tutto tremante. Ed egli mi disse, non temere, Daniele, perché dal primo giorno che ti mettesti in cuore di capire e di umiliarti davanti al tuo Dio, le tue parole sono state udite. E io sono venuto a motivo proprio delle tue parole. Ma il capo del regno di Persia mi ha resistito 21 giorni. Però Michele, uno dei primi capi, è venuto in mio soccorso e io sono rimasto là, presso il re di Persia. Ora sono venuto a farti conoscere ciò che avverrà al tuo popolo negli ultimi giorni, perché è ancora una visione che concerne l'avvenire. Mentre egli mi rivolgeva queste parole, io abbassai gli occhi a terra e rimasi in silenzio. Ed ecco uno che aveva l'aspetto di un figlio d'uomo, egli mi toccò le labbra. Allora aprii la bocca, parlai e dissi a colui che mi stava davanti, «Mio Signore, questa visione mi ha riempito d'angoscia, le forze mi hanno abbandonato e non mi è più rimasto alcun vigore. Io, tuo servo, non potrei parlare con te, o mio Signore, perché ormai non ho più forza e mi manca persino il respiro». Allora colui che aveva l'aspetto d'uomo mi toccò di nuovo e mi fortificò. E gli disse, «Non temere, o uomo molto amato,
La pace sia con te, coraggio, sii forte. Alle sue parole ripresi forza e dissi: parla, o mio Signore, perché tu mi hai fortificato. Gloria al Signore. Che cosa ci dicono questi versetti che abbiamo appena letto in riferimento alla preghiera di Daniele? Perché succede sempre qualcosa quando preghiamo il Signore. Dio ascolta la preghiera di coloro che elevano la preghiera nella volontà del Signore. E quindi c'era stato un esaudimento, quindi immediatamente preghiamo e la nostra preghiera è immediatamente ascoltata dal Signore. Al versetto 12 abbiamo letto: non temere, Daniele, perché dal primo giorno, notate, che ti mettesti in cuore di capire di umiliarti davanti al tuo Dio, le tue parole sono state udite e io sono venuto a motivo delle tue parole. Dal primo giorno che ti mettesti in cuore di umiliarti e quindi di pregare, quel giorno io, non adesso che ti sto rispondendo, ma già quel giorno, dice, io ho udito le tue parole, sono giunte quindi davanti a me, ed eccomi qui a motivo delle tue parole. Quando veniamo quindi davanti a Dio, nel nome del nostro Signore Gesù Cristo, subito abbiamo un'udienza nel cielo. Quando, ripeto, ci presentiamo al Padre nel nome di Gesù, non c'è una lista d'attesa dinanzi al trono della grazia di Dio. Quando bussiamo nel nome di Gesù e bussiamo secondo la volontà di Gesù, ripeto, immediatamente abbiamo udienza in cielo. Anche se erano trascorse 3 settimane, da quando Daniele riceve e ode di questa risposta, 3 settimane da quando Daniele aveva fatto la sua richiesta, questo è stato effettivamente ascoltato, però nel momento, nel primo momento in cui egli ha presentato la preghiera al Signore. Accompagniamo sempre la nostra preghiera con una profonda fede e vogliamo stare, l'ho detto in altre circostanze, lo dico anche questa sera, in una fiduciosa attesa dell'intervento di Dio. Siamo abituati ad ottenere le cose immediatamente, siamo abituati ad avere tutto e ad avere subito e vorremmo che le cose avvenissero così anche con il Signore. Preghiamo e se non ottieni la risposta allora vai in confusione perché Dio non ti ha ascoltato, perché Dio è forse distratto, forse perché non sei degno o forse perché Dio non è capace, non è potente. Signore, dacci fede invece di aspettare, sapendo che la preghiera è già stata presentata e il mio caso è presente dinanzi a te e Dio non rimane a braccia conserte e a dire c'ho altre pratiche quindi da evadere, aspettate un po', ma egli inizia immediatamente ad intervenire in tuo favore. Gloria al Signore, immediatamente chiediamo e immediatamente Dio ascolta. In Geremia 33 al versetto 3, quante volte avremo letto questo versetto? Invocami nel giorno della distretta e io quindi ti risponderò, io ti ascolterò, dice il Signore, non un altro giorno, ma nel giorno della distretta, nel giorno del bisogno, nel giorno in cui invochi il nome del Signore. Ma allora come mai sono passate 3 settimane? Se Dio ha ascoltato il primo giorno, lo dice anche al versetto 23 del capitolo 9, quando hai cominciato a pregare c'è stata una risposta. Quando hai cominciato a pregare c'è stata una risposta. Come mai sono passate 3 settimane? E lo spiega qui in maniera molto chiara. Perché quando preghiamo mettiamo in moto un conflitto spirituale. Abbiamo già parlato di questo argomento in altra circostanza. Il Signore ci ripropone il soggetto e se ci ripropone questo soggetto evidentemente vi è una necessità, vi è un bisogno che Dio vede nella tua e nella mia vita. E forse vuole dare un incoraggiamento a chi probabilmente è scoraggiato,
Ma quando preghiamo, mettiamo in moto un conflitto spirituale, una guerra spirituale. Avviene qualcosa, quindi, nell'ambito dello spirito. Il diavolo vuole che le nostre preghiere non siano esaudite. Ed è questo il significato del versetto 13. Dopo aver detto, non temere, Daniele, perché dal primo giorno che ti mettesti in cuore di capire, eccetera, eccetera, le tue parole sono state udite. E aggiunge, ma il capo del regno di Persia mi ha resistito 21 giorni. Michele, uno dei primi capi, è venuto in mio soccorso. Io sono rimasto là. Sono rimasto là, dice qui, ed è bello riconoscere come rimane fedele, rimane al suo posto. E quindi è venuto in mio soccorso, io sono rimasto là presso il re di Persia per combattere, perché avviene un combattimento nei luoghi celesti. Il nostro combattimento, dirà poi l'apostolo Paolo, non è contro carne e sangue, ma è contro i principati, contro le potestà. Io e te poco possiamo combattere contro i principati e le potestà, ma quando eleviamo la nostra preghiera al Signore, cioè, vi sono eserciti che si muovono, vi sono gli eserciti del male, ma vi sono anche gli eserciti celesti di Dio che intervengono e combattono in tuo favore. La preghiera di Daniele era stata esaudita 3 settimane prima. Ma le potenze celesti, le potenze spirituali celesti in cielo cercavano di impedire la risposta e l'attuazione di questa preghiera, di questa risposta. E riconfermo ciò che leggiamo in Efesini al capitolo 6. Il nostro combattimento non è contro carne e sangue. Il nemico cerca di frenare, di fermare, di ritardare l'opera del Signore, le forze del male si impegnano. Questo spiega perché a volte le risposte alle nostre preghiere sono in ritardo. Ma c'è una cosa sulla quale vi voglio far riflettere stasera, che accade appena preghiamo il Signore. Non solo quando appena preghiamo il Signore egli dà la risposta. Il primo giorno, il primo momento, quando ti mettesti in cuore di umiliarti, cioè, vedete che per la risposta c'è anche una condizione del nostro cuore di umiliarti. Daniele si presenta umilmente dinanzi al Signore. Ma c'è un'altra cosa di cui vi voglio parlare stasera, che appena preghiamo, la paura del credente per qualunque circostanza svanisce e immediatamente una forza nuova impartita da Dio raggiunge il nostro cuore. Forse la risposta ancora non è arrivata, ma intanto nella vita del credente accade immediatamente un miracolo. Ripeto, la paura svanisce. La forza di Dio ci fortifica e ci ristora. Rileggiamo quindi i versetti, alcuni versetti. Intanto il versetto 12, dove dice, egli mi disse, non temere, Daniele, perché dal primo giorno che ti mettesti in cuore di capire, di umiliarti davanti al tuo Dio, le tue parole sono state udite e io sono venuto a motivo delle tue parole. Non temere, Daniele. Non avere paura, Daniele. Non c'era ancora la soluzione verrà dopo. Ma intanto la parola di Dio mette pace nel cuore di Daniele. Non temere, Daniele. Andiamo al versetto 18, dove dice, allora colui che aveva l'aspetto d'uomo mi toccò di nuovo e mi fortificò, mi fortificò. La parola di Dio che dice non temere, il tocco del Signore che fortifica Daniele, e anche il versetto 19 dove dice, egli disse, non temere, o uomo molto amato, la pace sia con te, coraggio, sii forte. Alle sue parole ripresi forza e dissi, parlo mio Signore, perché tu mi hai fortificato. Gloria al Signore. La risposta di Dio verrà certamente,
ma intanto il Signore compie un miracolo nel tuo e nel mio cuore. Egli fa svanire la paura, non temere, e ripete al verso 19, non temere, ma ripete più volte, mi toccò e mi fortificò. Poi dice, coraggio, sii forte, alle sue parole ripresi forza, e disse, Signore, tu mi hai fortificato. È quello che leggiamo anche in Isaia, quando al capitolo 40, versetto 31, dice, ma quelli che sperano nel Signore acquistano nuove forze, si alzano a volo come aquile, corrono e non si stancano, camminano e non si affaticano. Vogliamo dire grazie, Signore, insieme, per le paure che Egli fa svanire dal nostro cuore. Ho detto più volte, vi sono situazioni dove dovremmo preoccuparci, vorremmo preoccuparci, ma per la grazia di Dio non riusciamo a preoccuparci, perché il Signore allontana con la Sua parola il timore, le paure, e con la Sua presenza Egli ci tocca e ci dà forze nuove. Le forze di cui parla Isaia, il profeta Isaia, sono proprio queste forze nel cuore che giungono allo stanco, a colui che è spossato, ed è il Signore stesso, il creatore degli estremi confini della terra, colui che non si affatica e non si stanca, che dà forza allo stanco e accresce il vigore a colui che è spossato. Perché non ci mettiamo in preghiera davanti al Signore? Perché questo versetto, questi versetti che stiamo leggendo, in realtà ci spingono a scendere sulle nostre ginocchia, ci spingono ad elevare la nostra preghiera al Signore, perché sentiamo il bisogno, nella certezza che Dio ci ascolta nell'immediato, ma sentiamo il bisogno di vedere le paure svanire e una forza nuova riempire il nostro cuore, la nostra mente, perché no, anche il nostro corpo.